Hopeless.io. Ciao a tutti ragazzi e bentrovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi. Se vi piace il video mettete un like e se volete le novità selezionate la campanella. Oggi troverete in questo video l'installazione di un'altra piastra di induzione in sostituzione del gas, l'installazione di un boiler elettrico al posto della truma e praticamente la sensoristica di sicurezza per quanto riguarda le perdite idrauliche. Perché troverete questo? È nato tutto pochi giorni fa, quando sono entrato nel mio bel camper vintage del 1996. E per quanto l'ho reso tecnologico e funzionante, ci sono ancora delle problematiche relative alla vecchiaia. Quindi sono entrato, ho premuto il pulsante della pompa per vedere se funzionava tutto. Cose strane, alcune volte i problemi me li creo da solo. E a un certo punto ho cominciato a pompare la pompa e non smetteva, smetteva per un po', poi dopo un minuto 40 secondi ripompava, al che ho svuotato l'aria, quindi ho fatto un po' di verifiche e mi sono reso conto che il problema era una perdita, cioè era una perdita praticamente nel posto più scomodo che esisteva. La perdita era dietro la truma combi 6000 che ho. Quindi ho dovuto rimuovere totalmente la truma, staccare quindi tutte le tubazioni dell'aria, tubazioni dell'acqua e tubazioni del gas. Ho ripristinato la perdita mettendo tutte le giunte nella parte anteriore, quindi nella parte visibile dove potrebbero essere manutenzionate. Perché i camper loro li creano dal nulla, quindi hanno il pianale, entra il pianale, fanno tutti i lavori perimetralmente al camper, dopodiché chi si è visto si è visto, quindi il problema ce l'avrà chi ci avrà il problema. Siccome il problema poi sarà il mio, ho tirato fuori tutte le curve e le ho messe visibili, tutte le T, soprattutto i giunti, quindi ho preso tutti i tubi sani e l'ho riportati avanti, ho sostituito le tubazioni e l'ho risistemate. Ho rimontato la truma, dopo facendo alcune prove mi sono reso conto che la truma aveva già dei problemi che io in realtà conoscevo ma ignoravo perché mi serviva poco in quanto la usavo solo come boiler. Al che non riuscendo a risolvere questo problema, perché probabilmente aveva elettrovalvole che non andavano bene, ho rimosso ulteriormente la truma e ho deciso di iniziare quello che avevo già in progetto da qualche tempo, quindi di togliere totalmente il gas dal camper e utilizzando prettamente la corrente. Siccome attualmente ho due batterie della Lithio Store da 90 A litio e ho un'altra batteria GM da 160 che mi va a sopperire e ricaricare le batterie a litio, come ho fatto già nei video, chi segue il mio canale lo sa, sono in attesa di una batteria da 300 A di una marca alla quale avevo già fatto una recensione, un'installazione su un camper, quindi se volete andare a vedere il video vi lascio il link in descrizione e potete andarla a vedere. Ho ordinato questa batteria da 300 A al litio, così diciamo che intorno ai 400 A utili per poter poi gestire la cosa, ma poi da prove fatte mi sono reso conto che effettivamente credo che non mi servano, in quanto qui ci sono anche 800 watt di pannelli solari, quindi le batterie sono quasi sempre cariche. Detto questo, praticamente è successo che ho tolto la truma, ho cominciato a mettere questo boiler a 220 e iniziare questo progetto, quindi non mi sono limitato al boiler dell'acqua, al scaldabagno, ma ho praticamente sostituito anche i fornelli a gas e proprio in previsione di un'ulteriore perdita, cosa che non avevo messo in conto in realtà inizialmente, ho messo anche tre sensori smart home a protezione della perdita. Quindi questi sensori praticamente, poi vi farò vedere come funzionano, ma a grandi linee
interromperanno la pompa dell'acqua nel momento in cui c'è una perdita e manderanno una notifica per andare a vedere che cosa sta succedendo. Quindi, detto questo, procediamo con i lavori. Vi faccio vedere quello che è stato fatto. Oggi vado ad installare questo scaldabagno elettrico al posto della Truma Combi 6000, che è un normalissimo boiler a 220 1200 watt 10 litri. Ho optato per questo perché ha le tubazioni superiori, quindi viene appoggiato e ancorato a terra e i tubi sono superiori, quindi vengono collegati direttamente con i connettori John Guest rapidi. Ho comprato due adattatori, quindi andremo ad installarlo semplicemente. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Ok, questo è il fornello, adesso lo toglierò perché, come dicevo prima, metterò una piastra ad induzione anche qua, Music così licensing me la troverò una reimagined. qua e una qua. A questo punto smontiamo questo e vediamo il risultato finale. Togliamo il cassetto. Artlist.io. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Ok, diamo una pulita, realizziamo un coperchio per questa apertura. Io lo sposterei un pochino verso sinistra in modo da lasciare un po' più di spazio per la cucina. Ho finito il lavoro. Adesso vi farò vedere che cosa ho Artlist.io. fatto. Ho realizzato un piano in legno e ci ho incastonato dentro un'altra piastra induzione. In questa maniera ho la possibilità di usare Artlist.io. una piastra induzione, normalmente già pronta, e l'altra piastra, se mi servisse di usarle tutte e due contemporaneamente, ovviamente con potenze relativamente basse, quindi se le uso tutte e due. Sicuramente non supererò i 2200 watt per non rovinare l'inverter.
Quindi andrò ad utilizzare una piastra per volta se mi serve, oppure tutte e due a una potenza massima di 1000-1200 watt a piastra. Normalmente in realtà io con una piastra induzione nel camper ho sempre fatto tutto, perché ecco, per quanto sia, noi siamo in due, quindi un piatto di pasta scaldi, se devi fare un sugo lo scaldi e già lo prepari prima, quindi in realtà i tempi non è che stiamo di corsa. Però se dovesse servire, ho installato un'altra piastra perché è pronta e non devo necessariamente sollevare il banchetto aggiuntivo che avevo fatto quando invece avevo anche i fornelli. Ora, detto questo, lo andremo a vedere. Proprio perché avevo la perdita, ho aggiunto dei sensori anti-allagamento, sempre dei sensori smart, nei punti un pochino più catartici di dove si può verificare una perdita. Quindi ho messo un sensore smart nel vano proprio dello scaldabagno, dove era la perdita iniziale. Ne ho messo un altro sotto il lavandino e ne ho messo un altro dove è il contenitore proprio delle acque bianche, che è all'interno del camper. Quindi normalmente se c'è una perdita in questo caso dovrebbe rilevarla e farla scattare. Ho provato a creare un'automazione in cui se i rivelatori sentono l'umidità mandano una notifica, a cui ho abbinato un segnale molto forte di allarme, e bloccano la pompa del camper. Quindi ho collegato la pompa dell'acqua in serie a un relè che va ad essere interrotto dai sensori allagamento. Ora, questo sistema è abbastanza sicuro, ma non è sicuro al 100% perché è tutto il sistema smart deve avere una connessione per poter funzionare, usa un gateway, un cloud, quindi nel momento in cui non c'è connessione tutto questo sistema non funziona. Però io col mio camper ho le notifiche della perdita di connessione anche perché per una questione di sicurezza, quindi è sempre connesso nel momento in cui non dovesse prendere comunque nessuna rete internet. Si potrebbe verificare la problematica, però ecco, sono casi sporadici e comunque fare un sistema in LAN interno è molto più complesso e magari se succede, succederà quando non c'è connessione. Queste sono, la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede bene. Quindi, detto questo, andrò a farvi vedere un attimino quello che ho realizzato. Così lo vedremo insieme, magari può essere uno spunto per voi per fare qualcosa di nuovo. Vediamo subito questo lavoro che ho realizzato qua. Quindi ho tolto il piano con i fornelli, come avete visto prima, durante la lavorazione. E ho attaccato sopra con delle viti dalla parte sotto una nuova tavola. Non ho usato questa perché mi sa che più o meno uno stacco si riprendeva un pochino questo, che era un tagliere fatto artigianale per chiudere il lavandino. Quindi questo è quello che si presenta adesso nella cucina. In questa maniera ho praticamente questa piastra sempre funzionante e velocemente funzionante, in quanto qua ho tutte le padelle, quindi qui c'è tutta la parte delle forchette, quindi è molto rapido, è sempre pronta. E nel momento in cui devo fare un piatto di pasta, metto su e la faccio qua. Invece, per quanto riguarda quest'altra, che era quella precedentemente installata, ovviamente nel momento in cui dovesse servire, vado a sollevarla e praticamente la situazione diventa questa. E qui abbiamo il piano finito, quindi sarebbe tutto questo piano qua. C'è un'altra piastra induzione, c'è la seconda piastra, c'è un posto dove poter cucinare, ecco, un po' di spazio per appoggiare poi le padelle, e nel momento in cui si cucina questo si sposta e diciamo eccola qua. Questa è la cucina che ho ricavato. È molto grande, diciamo, è molto lunga e sicuramente anche comoda. E fatto vedere questo, che è il lavoro che ho fatto come secundis, andiamo a vedere invece il lavoro della sostituzione del boiler.
che sta nel vano qua sotto. Allora, questo è il boiler. Questo è il boiler che abbiamo visto. L'ho installato a parete. Ho ricablato tutti i tubi. Ho fatto tutti i tubi nuovi. Ho dato una sistemata ai cablaggi. Poi questi verranno canalizzati con una canalina più avanti. Oggi non sono riuscito a farlo. E nella parte posteriore, là in fondo, vedete che c'è un interruttore smart che serve per accendere sempre lo scaldabagno. Perché questo scaldabagno è previsto che si accenda o manualmente da qua, premendo questo, vedete si è spento, oppure si accende in maniera smart sempre con Google Home o con il telefono. Farò una ulteriore modifica dove questo sistema funzionerà poi in automatico, quindi metterò un relè meccanico che quando il boiler è acceso andrò ad interrompere le utenze di maggior carico come la macchinetta del caffè e le piastre di induzione. Quindi nel momento in cui mi dovessi dimenticare lo scaldabagno acceso, l'accensione, l'alimentazione indotta sullo scaldabagno andrà ad eccitare un relè da 16 A dove andrà a switcharmi praticamente sia la linea della macchina del caffè che la linea delle piastre induzione. Andando nel dettaglio dello scaldabagno, è un semplicissimo scaldabagno a 220, quindi qua abbiamo la taratura dell'acqua, il calore dell'acqua, e questo ha solamente praticamente i due cablaggi idraulici e l'alimentazione che arriva già con la sua spina, quindi in realtà non c'è nulla di particolare da fare. Posso già dire che ho fatto delle prove con il battery monitor, e quindi l'acqua calda praticamente per raggiungere una temperatura quasi al massimo impiega 20 minuti precisi, la resistenza è da 1200 watt, impiega 20 minuti precisi e consuma, ho visto, il 15% delle mie batterie attuali. Che però sono praticamente andranno sostituite la settimana prossima con una batteria che è il doppio della capacità. Le andrò a fare perché voglio fare dei test su queste nuove batterie di cui avevo già fatto un video precedentemente e ho visto che funzionano molto bene e le ho presa una da 300 per fare le prove del caso. Quindi temporaneamente smonterò le mie due batterie della Lithio Store, sono due batterie da 90 A all'una, quindi sono un totale di 180 A. Le smonterò e monterò questa da 300 per fare delle prove. E anche di questo poi eventualmente farò un video. Fatta questa precisazione, andiamo a vedere invece la cosa che ho fatto ulteriormente, sempre relativa a questo lavoro. La sensoristica è anti-allagamento. Ho acquistato due sensori anti-allagamento perché uno già ce l'avevo, quindi no, ne ho acquistati altri due. Ho installato questi smart e ne ho installato uno qua sotto. Non so se si vede, è questo qua. Questo sensore qua che è a batterie. E la sonda è praticamente questa sonda qua che vedete qua, questo. Quello quando ci arriva l'acqua manda la segnalazione di allarme. La stessa cosa l'ho fatta di qua dove è il boiler, vedete questo bianco, stessa cosa, stesso sensore e rivelatore l'ho messo qua. E un altro rivelatore l'ho messo sotto la dinette. Adesso li andiamo a provare, vediamo che cosa succede se uno dei sensori interviene. Per comodità proviamo questo che ho messo nella cisterna. Simuliamo con la chiave che praticamente ci sia l'acqua, quindi vanno in corto i due sensori che ha all'estremità. Eccolo, dovrebbe cominciare a lampeggiare. È arrivata la notifica e adesso ha bloccato. Sta suonando. E adesso praticamente ha bloccato la pompa.
Questa è la suoneria in emergenza che ho messo per farmi rendere conto effettivamente che scattino. Andiamo a vedere che cosa è successo. Sono andati in allarme i due sensori perché quello l'avevo provato prima. Vi rimane praticamente il rosso acceso. Allagamento cisterna, allagamento lavandino e l'altro che ho è l'allagamento praticamente dello scaldabagno, che li mettiamo per comodità tutti vicini. A questo punto vedremo che l'interruttore che fa il blocco della pompa dell'acqua è attivo. Quindi ora se io vado ad aprire l'acqua, la pompa praticamente non dovrebbe venire. Questo è quello che era la pressione del boiler, ma la pompa è praticamente spenta, potete vedere. Se invece io lo riattivo, eccola che ritorna. Quindi diciamo che il sistema funziona. Ovviamente un pochino di pressione rimane all'interno della tubazione, lui blocca solamente la pompa. Il video è durato più del previsto perché praticamente sono tre contenuti in un video solo. Non l'ho fatto spezzato perché sono tutti riguardanti la riuscita del gas free del mio camper, quindi ho voluto fare un unico video dove racchiudeva tutto. Se vi è piaciuto il video e non vi siete annoiati, selezionate il like, se vi volete le novità selezionate la campanella e se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi perché ogni tanto tiro Music fuori qualche licensing novità strana. Arrivederci a tutti, ciao ragazzi!